Ciao ragazzi e ciao ragazze. Allora, questo video, come leggete dal titolo, è da un po' che voglio fare questo video. Forse per far sì che anche voi seguite queste persone, perché voglio dire anche cosa ne penso io di queste persone che io seguo. Allora, non sono solo YouTuber, per cui voglio mettere anche le persone come me, ad esempio, che è da poco che sono sul canale, da poco che stanno crescendo su YouTube, e ovviamente volevo mettere anche queste persone dentro e non solo le YouTuber. Per cui vi dico i nomi e vi dico cosa ne penso di questa persona e specialmente di cosa fa in generale, così almeno se volete seguirli, potete andarle a seguire. Non vi metto il link dei canali sotto in questo video perché sinceramente non è una sponsorizzazione o collaborazione e tantomeno non so se poi le persone vogliono che io diciamo parlo di loro, però io spero che non hanno problemi che io faccio questo video. Per cui, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Lasciatemi un like se volete che io faccio queste tipologie di video. Se volete seguirmi su Instagram, vi lascio qua il mio Instagram e anche sotto in tutti i video in cui ovviamente metto sul mio canale. E un commentino qua sotto, io mi iscrivo al tuo canale, però anche tu lo devi fare e ovviamente la stessa cosa con i commenti. Io passo nel tuo canale a commentare, oppure in tutti i video che pubblicate, e voi fate lo stesso praticamente come faccio io. Questo è quello che voglio, perché ok che dipende ovviamente dalla persona. Se la persona mi sta simpatica, se la persona fa dei video che mi piacciono molto, non è che sto lì a dirgli iscriviti al mio canale e lascia sempre un commentino e ricambia, perché cioè, deve essere quella persona a dire faccio la stessa cosa come faccio io, per farvi capire. Comunque, iniziamo perché sono tantissimi. Anzi, vi faccio vedere fermata qua, così almeno non sto a parlare e non metto foto, eccetera, sperando che non mi bloccano il video o non me lo censurano per copyright, perché sinceramente sto solo facendo vedere i canali delle YouTuber e diciamo persone in cui io seguo. Come vedete, ci sono tante persone che io seguo su YouTube e giuro che tutti i video che voi pubblicate e che pubblicano, ovviamente li guardo tutti, ma proprio tutti, e commento sempre, sempre, non perdo neanche un solo video. Iniziamo. Allora, la prima persona che io seguo tutti i giorni, quando lei pubblica praticamente tutti i giorni video sempre alle 2, è Chiara Facchetti. Credo che ovviamente la conoscete tutti, perché è una YouTuber che fa praticamente di tutto. Ad esempio, fa le recensioni, apre e spacchetta i calendari, poi i vlog, ovviamente, e shopping, tutti i video praticamente in cui fanno anche le altre persone. Però i suoi video sono molto particolari perché uno è simpaticissimo, è dolce come ragazza perché si vede. E poi la semplicità che quei video in cui lei fa ci mette impegno, ci mette, fa capire che ama i suoi fan, i suoi follower, le persone che la guardano. Per cui è una persona che davvero ci sa fare e a me piace davvero come ragazza.
e se volete, ovviamente, seguitela perché. E dato che, allora, adesso non so se lo vedete nella schermata, ma dove vedete le linee rosse sotto nei video, è quelli in cui io ho guardato tutti i video, per cui adesso vi faccio vedere che tutti questi video qua sono stati tutti guardati e commentati sempre, per cui io non mi perdo neanche un solo video. Andiamo avanti perché sennò questo video dura fin troppo. Poi, seconda, la Nicole Ulsell. Credo che ho sbagliato a pronunciare il suo cognome perché non sono brava. Comunque, anche lei, come avete visto e come state vedendo, io la seguo sempre, ogni video che mette. Praticamente queste due persone mettono i video 7 giorni, tranne, no, 6 giorni di video, tranne un giorno che, se non sbaglio, allora, Chiara solo il sabato mette i video e invece la Nicole solo il sabato e la domenica. Per cui tutte le volte che loro pubblicano il video, in pratica io li guardo tutti e commento sempre. All'inizio non commentavo perché ero un po' timida e ho detto tanto di sicuro non leggono il mio commento e non gliene frega niente di quello che scrivo. Per cui alla fine non commentavo, però è da tanto che li seguo, ormai sono più di credo 3 anni che ormai seguo loro. Comunque anche lei fa i vlog, fa le recensioni, poi ovviamente altre tipologie di video, perché tipo, non so, i trucchetti, tutte queste robe qua. Ovviamente non posso spiegare, diciamo, preciso di quello che fanno, perché sennò ci mettiamo domani mattina. Comunque, in breve questo. E seguitela perché è bravissima, è simpatica, molto dolce e secondo me come amica sarebbe un'amica, cioè, ottima. Da come fa vedere nei video, che è molto, molto simpatica, dolce. E anche lei certe volte timida, ma poco, cioè almeno nei video non credo che si vede tanto. Andiamo avanti perché 8 minuti è già troppo. Allora, poi la Sabri, perché chi ovviamente non la conosce, ormai è famosa, ha praticamente 2000 iscritti. Lei, se non sbaglio, è una ragazza che è molto più grande di me. Però è molto simpatica perché fa morire dal ridere, tutti i video che fa sono troppo divertenti e mi piace anche per quello, perché tutte le volte che io guardo un suo video, il mio umore diventa sempre più, diciamo, sono più allegra, felice e questi video trasmettono questo. Anche come vedete nella schermata, non mi perdo neanche un suo video. Non commento quasi sempre, commento certe volte perché so che in certi video non so che cosa scrivere e allora per non scrivere cagate, in poche parole, commento ogni tanto, ogni video in cui riesco a commentare di quello che voglio dire. Comunque anche lei fa video in generale, video divertenti. All'inizio faceva video giochi, poi dopo ho visto che molte persone guardavano anche altre cose tipo i vlog, adesso ho iniziato a fare i vlog eccetera, cioè da un bel po', e allora alla fine ha cambiato, non fa più, cioè fa anche videogiochi ma pochi, adesso fa un po' in genere tutto, infatti, cioè, se voi vedete in tutti i video, adesso poi ha fatto anche le canzoni, che faceva delle canzoni, l'ultima canzone che ha fatto è stata nella palestra che si fa ed è bellissima, per cui vi consiglio di seguirla e vi consiglio di guardare anche le sue canzoni perché sono spettacolari e mi piacciono molto perché fanno anche ridere e sono divertenti. Poi, Issima91, io lo seguo di più se fa i vlog e se fa i mukbang oppure certe volte anche sulle story time, cioè, o anche gli shopping, io lo seguo di più su questo genere, perché ad esempio su quello
quelle cose che veramente mi annoiano e non so, non mi piacciono tanto, non li seguo, però è molto simpatico come ragazzo, fa ridere e lo seguo anche per quello, perché è molto simpatico. Adesso vabbè, questi video che ovviamente non sono segnati in rosso non li ho guardati perché sinceramente non è che mi colpiscono tanto, non mi piacciono tanto. Allora ho guardato solo i vlog e le cose che praticamente fa, per cui non è tanto. Però se volete seguirlo, ovviamente c'è, andatelo a seguire. Poi Chiara Paradisi. Lei ormai da poco che la seguo perché all'inizio, non lo so, faceva troppi video e allora non riuscivo a seguirla. Poi dopo piano piano, non lo so cosa mi è venuto, io ormai la seguo, cioè io sono iscritta al suo canale da tanto, però non è che guardavo i suoi video, cioè mi sono iscritta ma non riuscivo a guardare i suoi video per il fatto che avevo troppi canali da vedere. Però adesso invece, ormai sono passati più di 5 mesi, se non mi sbaglio, non lo so, o un anno, però è da pochissimo che la seguo, che guardo i suoi video. Come vedete, anche lei pubblica sempre un video al giorno e mi piacciono i suoi video perché è molto simpatica. Fa anche ridere anche lei perché è molto, molto simpatica. Poi ha due figlie bellissime. E mi piace quello che fa, mi piacciono i suoi video, per cui la seguo. E anche lei adesso sto iniziando a commentare ogni video in cui io guardo. Questi ragazzi non so se li conoscete, ma è Polpette e Cotoletta. Ho iniziato a guardarli anche loro da poco, da un anno, l'ho scoperti tramite TikTok, quando praticamente doveva nascere Aurora. Sono dei due ragazzi giovani, ovviamente non dico la loro età perché non so se poi posso. Comunque, hanno questa bambina qua che è bellissima, fanno dei video divertenti che fanno molto ridere e poi sono anche utili perché ci sono dei video molto utili che potrebbero, diciamo, servire. In più fanno anche un video molto divertente che lui fa finta di essere la bisnonna. È un video che mi piace davvero molto perché è bellissimo come video e come tipologia sono molto belli, per cui li seguo perché sono veramente bravi come ragazzi. Poi Nancy, ovviamente credo che la conoscete tutti. Nancy è la sorella di Carlita Dolce. Io ormai sono forse 2 anni che la seguo, che inizio ovviamente a guardare i suoi video, anche lei sempre commento in tutti i video che fa. L'unica cosa che non mi piace tanto vedere sono sempre gli stessi video, cioè ad esempio i prodotti della Lidl, non lo so, qualche ad esempio come vedete i prodotti che boccia o qualcosa del genere, non mi piacciono molto. Preferisco i suoi vlog, gli shopping che fa, cioè queste cose qua preferisco guardare perché so che non tutte le persone fanno dei video, diciamo, come voglio vedere io, no? In poche parole. E allora preferisco guardare i video che piacciono, diciamo. Lei è molto brava a fare i video, i vlog, è molto brava a fare anche vedere lo shopping. In più adesso aspetta una bambina e da lì è una cosa bellissima perché è diventata tenera, dolcissima, anzi era anche da prima tenera e dolce, però è una ragazza a quel sapone, per cui è fantastica, per cui seguitela perché è veramente una ragazza tipo come me, ad esempio. Ovviamente diversa dalla sorella, perché lei, secondo me, è migliore. Dico solo questo per non dire altro. Poi, questa ragazza qua non. Io la seguo perché è da quasi un anno che io la seguo. Ovviamente lei si è iscritta al mio canale e poi dopo mi ha chiesto se potevo ricambiare. E io dopo,
cioè, grazie a lei praticamente ho scoperto il suo canale e mi è piaciuto molto. All'inizio faceva i vlog, che era una cosa che spettacolare perché mi piacevano veramente. Poi da quando non ha più scritto sotto i miei video, perché so, cioè, io vedo una persona se mi segue, se davvero guarda i miei video e commenta sotto i miei video. Lei da dopo 5 mesi non l'ha più fatto, non ha più commentato sotto i miei video, non l'ha più guardati, e allora io lì ho iniziato a essere un po' così così, un po' delusa perché, cioè, scusa, tu mi chiedi la richiesta, eccetera, e poi dopo sparisci e non lo fai più. Infatti poi dopo ho pensato al canale, eccetera. È molto simpatica, fa dei bei video. Io preferisco sinceramente vedere i suoi vlog, perché lei l'unica cosa che sa fare sono i vlog. Sulle altre cose, tipo lo shopping, tutte cose che, non lo so, ad esempio provo tutti gli snack, tutte queste cose qua, non è che mi piacciono tanto, perché so che lei sa fare più i vlog che altri tipi di video. Ovviamente lei, guardando le visualizzazioni, perché diciamoci la verità, guardando le visualizzazioni, diciamo che lei fa questi video solo per vedere quante visualizzazioni, quante persone le guardano. Però, nel mio parere, preferirei che fa i vlog, che è molto più brava a fare i vlog che fare altri generi di video, solo questo. Comunque, se volete, andatela a seguire perché è molto brava. Poi passiamo a Anima, vi dico velocemente, era l'ex ragazzo di Sabrina, quella che avevo fatto vedere prima. Ogni tanto guardo sui video quelli che mi piacciono di più, però lui fa video diversi, video un po' più speciali, un po'. All'inizio faceva giochi, adesso anche lui non li fa più. E adesso sta facendo vlog, tipo generi, video un po' diversi, diciamo. Però anche lui ogni tanto lo seguo, ogni tanto commento, perché io commento solo se davvero qualcuno mi caga, in poche parole. Se nessuno mi caga sotto nei loro canali, ovviamente poi mi passa la voglia di commentare. Tutto qua. Comunque, questo. Poi un'altra ragazza che seguo è Sara Magic 15. Praticamente ho perso anche un suo video che dopo lo andrò a vedere. Comunque, anche lei fa video generali, cioè i vlog, lo shopping, vi fa vedere anche luoghi abbandonati, praticamente un po' di tutto anche lei. È molto simpatica come ragazza. Io la seguo perché mi piacciono veramente i suoi video e in più perché ovviamente, diciamo che ci scambiamo i commenti e ovviamente guardiamo i video. Cioè, ad esempio, per farvi capire, come ho detto prima, io guardo sempre i suoi video e commento sempre in tutti i suoi video e lei fa viceversa, praticamente. Lei è sempre presente in tutti i miei video che io pubblico, per cui grazie. Perché sei sempre sul mio canale a guardare sempre i miei video e a commentare sempre, per cui grazie, perché non tutti fanno praticamente così, per cui grazie. Per cui lei è andata a seguire. Poi Sofia Land è molto simpatica come ragazza, l'ho scoperta grazie a Sabrina. È da poco che la seguo e non so, vi consiglio il suo canale, perché è molto molto brava. E lei, se volete, potete andarla a seguire. Vado più veloce. Poi Betty 82 è una, io chiamo ragazza, perché dire, non lo so, donna o altre, solo perché ha un, cioè, solo perché le donne sono più grandi, hanno sui 30 passanni, non vuol dire che non possono essere ragazze, cioè io li considero così. Comunque, è anche lei brava, anche lei la seguo molto, mi piacciono i video che fa e vi consiglio di andarla a seguire se volete seguirla. Comunque, questo è il suo canale. Poi Sunshine Beauty, anche lei è molto simpatica,
fa video come recensioni dei prodotti, prodotti finiti su questo genere, per cui se volete andate a seguirla. Poi, ricette risate in pochi minuti. Lei è la prima persona che dovete andare a seguire, che cioè, mi è venuta proprio quasi ultima, ma andatela a seguire, perché è una, voglio dire, ragazza, perché secondo me è molto più giovane di quello che mostra, per cui è simpaticissima, divertente, fa morire da ridere, poi i suoi video sono una bomba, perché le sue ricette sono buonissime, li sto provando praticamente quasi tutte e grazie a lei sto facendo molte ricette molto molto più buone di quello che faccio io. Per cui andatela a seguire perché veramente merita e ovviamente non perdo neanche un suo video in cui lei pubblica, come avete già visto. In più la ringrazio davvero perché è una che mi segue molto, guarda sempre i miei video e sempre commenta i miei video. Non c'è neanche un video che lei ha perso, per cui grazie che è sempre presente sul mio canale. Per cui ripeto, le persone che sono presenti sul mio canale, che guardano i miei video, ma proprio tutti, che commentano, ma commenti giusti, non commenti così tanto per commentare, io ricambio veramente, perché è quello che ovviamente dobbiamo fare. Perché è questo. Per cui andatela a seguire, è molto molto brava. Per cui questi sono i suoi video che fa e questo è il suo canale, per cui andatela a seguire. Ok, dato che è un video troppo lungo, facciamo la seconda parte, così almeno non lo faccio durare 30 minuti, perché 23 minuti c'è un po'. Niente, continuerò con la seconda parte perché se vedete dalle immagini sono tanti quelli che seguo e sì, volevo ovviamente dirvi solo quelli più importanti, comunque. È meglio che farò la seconda parte, così almeno non dura fin troppo questo video. Niente, ci vediamo alla seconda parte. Fatemi sapere se seguite queste persone, cosa ne pensate. E niente, meglio che chiudo qua. E ci vediamo al prossimo video, cioè alla seconda parte. Non so quando. Ciao e al prossimo video.